Bello, tutto positivo, i ragazzi stanno andando forte, si divertono, lavorano con grande intensità e mi rendo conto che abbiamo una squadra con grandissima individualità, adesso dobbiamo lavorare a mettere il collettivo nell'individualità e penso che ci potremmo divertire, vedo uno spirito giusto sia nei lavori fisici che in quelli tattici, che in quelli aerobici, in tutto e sono molto contento di come stiamo lavorando. Sì, come ho detto prima, penso che abbiamo una squadra con tantissime individualità, abbiamo giocatori veramente forti in tutti i reparti a livello individuale. Quando riusciremo a mettere insieme il collettivo, che ovviamente in 2 giorni diventa difficile, penso che il collettivo faccia diventare ancora più forte l'individuo. Quindi, siccome sulle individualità ho la fortuna di averne già tante e puoi anche allenare un po' meno, mentre invece spingerci a lavorare nel collettivo potrebbe permettere ai nostri ragazzi con le grandi individualità di poter mettere in pratica tutto quello che sanno fare. Mister, invece, chi ha notato in questi primi giorni? Chi sta spiccando di più della rosa? Se me lo chiedi al secondo giorno, no, io raramente parlerò di individui, nel senso che soprattutto in questa fase dovrei nominarli tutti, non è una frase fatta, ma è la verità. Vedo grande attenzione a tutto, vedo grande partecipazione, ma soprattutto vedo dei ragazzi che si stanno divertendo tra di loro e pur se in poco tempo hanno costruito già un bel rapporto tra di loro e si percepisce mentre io li alleno. Penso che anche voi oggi abbiate potuto vedere questo. Sicuramente arriveranno altri ragazzi perché comunque numericamente non siamo ancora nel numero giusto. Col direttore qua ne parliamo tutti i giorni, sa benissimo cosa manca, sa benissimo le caratteristiche che cerchiamo, tant'è vero che i giocatori che sono arrivati rispecchiano tutto quello che poi vorrei io da un giocatore, per cui ho la certezza che prenderà le persone giuste. Poi il tempo, è chiaro che prima arrivano, più l'allenatore è contento, però penso che sia più giusto trovare le persone giuste che avere fretta di prendere giocatori che poi magari non fanno parte di questo modo di affrontare le gare. Chiaro che quando magari si parla che mancano determinati ruoli, si parla di più giocatori. E sicuramente Quaini è stato uno di quelli, ma il direttore me ne ha proposti altri, tutti di alto livello, quindi vedremo. A me piace lavorare in campo, la fase del mercato non mi piace molto perché poi mi affeziono soprattutto ai ragazzi, quindi l'idea di dover dire uno sì o uno no, a me piace lavorare dentro il campo, stare con loro. Ovvio che magari ho delle richieste nel direttore, ma più che altro non come individuo, ma come caratteristiche che possano venire utili a quello che noi vorremmo andare a giocare durante il campionato. Sì, devo dire la verità, sembra che comunque piaccia anche a loro la mia proposta, che è una cosa fondamentale perché io penso che poi gli attori principali saranno sempre i giocatori. Anche in conferenza vi ho parlato di questa alchimia e una parte dell'alchimia è quella che i ragazzi magari possano prendere in maniera positiva le richieste che fa l'allenatore. Devo dire la verità, mi sono trovato un gruppo veramente disponibile che è stato costruito anche bene, ora mancano appunto dei giocatori, ma quelli che ci sono hanno le caratteristiche giuste per fare determinate cose. Penso che il calciatore vada sempre contestualizzato in un'idea di calcio. Ci sono giocatori che sono utili per un allenatore e calciatori che sono utili per altri. E penso, anzi sono sicuro, che quelli che sono arrivati sono perfetti per la mia idea di calcio. Dipende. Giocheremo partite, dipende anche da come ci affronteranno le squadre. Se troviamo una squadra molto chiusa, ci vuole più pazienza e quindi bisogna avere più possesso palla, muovere la palla più veloce, magari anche in orizzontale, perché potrebbe diventare pericoloso andare davanti. Se troviamo una squadra che ci viene a prendere, andiamo più veloce davanti. Quello dipenderà dagli avversari. Noi dobbiamo costruire un modo dove sappiamo giocare in un modo e nell'altro e riconoscere che tipo di partita ci dobbiamo aspettare in quel momento. Anche perché nella stessa partita a volte le squadre vengono, a volte attendono e tu devi essere in grado di leggere le situazioni e decidere se è il momento di aspettare o comunque palleggiare sempre veloce per cercarla imbucata oppure se andare velocemente davanti. Questo dipenderà più dagli avversari che da noi. Sì. Anche lì dipende, se vengono a prenderci dal portiere vuol dire che cercheremo di sfruttare quel tipo di soluzioni perché vuol dire che attacchiamo con uno spazio più grande dietro, no? Perché vuol dire che se i loro attaccanti sono al limite dell'area nostra è chiaro che i loro difensori devono essere a metà campo e quindi in quel caso lì cercheremo di andare veloce davanti per giocare dietro le spalle. Nel caso non venissero a prenderci il portiere serve un po' meno, avendo meno spazio dietro le spalle cercheremo di giocare più dentro, per quello che dico che dobbiamo abituarci a giocare in diversi modi. Ora in preparazione si cerca di
trovare il modo di giocare sia in un modo che nell'altro. Quando avremo le partite di campionato sapremo meglio chi andremo ad affrontare e come affrontarlo. No, qui è un po' ecco, l'unica cosa che ho trovato difficile è fare le amichevoli. Ovviamente siamo in una zona dove non ci sono tantissime squadre, quindi mi prendi impreparato, nel senso che la prima l'abbiamo già fissata anche la squadra, ma non mi ricordo il nome. Mentre invece no, non vuole fare. No, giuro, nel senso, comunque è la verità. Poi ne faremo una al 5 che penso che non abbiamo ancora trovato, e una il 13. Non so se riusciremo a trovare squadre della nostra categoria, per cui dovremo cercare di affrontarle nel modo giusto e di ricercare le cose senza magari badare ad altre, perché ovviamente giocando con pari categoria ci sono più situazioni da dover valutare. Lì cercheremo di mettere dentro minuti, di dare comunque intensità per quello che potremmo fare. Vabbè, grandissimi, sono due giocatori che sono 2002-2003, ma se li vedi dentro l'albergo, se li vedi dentro il campo, se li vedi dentro lo spogliatoio, dimostrano molto più anni, hanno già una personalità. Sicuramente fare un anno a Catania ti aiuta molto a crescere, perché ti insegna a giocare davanti a pressioni, davanti a tanta gente, ed è un grande privilegio. Hanno tantissimo margine di miglioramento, ma sono già di un livello buono. Con Castellini poi possiamo lavorare su più ruoli, nel senso che ora lo stiamo lavorando centrale, ma anche la gamba e la qualità per poter fare il terzino, per cui è un giocatore duttile che cercheremo di far crescere e di utilizzare in tutti i due ruoli. La stessa cosa è per Marco, che magari invece è un esterno e lavorerà per quel ruolo lì, però devono avere la pazienza di crescere e hanno la fortuna di avere vicino dei giocatori con tanta esperienza, tante qualità che gli possono insegnare molto. È felice, perché avere tanta passione da parte vostra, in quanti siete arrivati oggi, in quanti siete arrivati in conferenza, come ho già detto, mi dà grande responsabilità, a me e ai ragazzi dà grande responsabilità, però è anche un piacere, perché ci rendiamo conto che se guardiamo ad ampio raggio, se mai riuscissimo a fare qualcosa di grande, potrebbe essere una cosa che ci ricorderemo per tanti anni della nostra carriera. Non sempre capita di poter lavorare in realtà così. Già l'altra sera sono venuti i ragazzi a salutarci in albergo, e tutti i ragazzi filmavano col filmino, molti mi hanno detto mi sono venuti i brividi, e anche a me, anche se ho una certa età, non è che sono proprio un decrepito, però inizio ad avere una certa età, devo dire la verità che mi ha colpito, era un po' che non vivevo determinate sensazioni, e mi ha reso orgoglioso di essere qua, mi ha fatto andare a letto con più responsabilità, perché abbiamo tante persone che tengono a questa squadra, ma io sono una persona che cerca sempre di ragionare in maniera positiva e mi sto immaginando cosa potremmo creare nel caso le cose andassero bene. È chiaro che tutto dipende da noi, non è un lavoro dove non ti devi aspettare niente, sai benissimo che quando vinci porti entusiasmo e quando perdi devi far ritornare l'entusiasmo, per cui so benissimo che saremo noi a dover trascinare tutto quello che ci può dare questa città e questo tifo.